Elia Levi con Questa sera è già domani, edizioni EO, la vincitrice della quinta edizione del premio Strega Giovani. Ad incoronarla, nella sala della Regina di Montecitorio, è stata una giuria di ragazzi e ragazze dai 16 ai 18 anni, in rappresentanza di circa 55 licei e istituti tecnici diffusi su tutto il territorio nazionale e all'estero. Lia Levi, che ha ottenuto 65 preferenze su 385 voti espressi, è stata proclamata vincitrice dalla vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni. E la storia è un misto fra una storia privata con il proprio col carattere che si incontrano e che si scontrano, quindi una storia di una famiglia su cui incombe poi però la grande storia, quella che incombe nei destini umani. Però la reazione di ogni singola persona conta di più. La storia incombe su di te, ma le scelte sono le tue e sono dettate dai tuoi rapporti, da quello che c'hai nel tuo inconscio, da quello. E sì, esseri umani, e alla fine, qualsiasi sia la storia che racconti, quello che nella letteratura conta è l'eterno mistero della vita umana. A sostenere lo Strega Giovani, fin dalla prima edizione, è Biper Banca, che da 2 anni premia la migliore recensione dei libri in gara scritta dagli studenti. Novità dell'edizione 2018 è l'istituzione di una speciale giuria nell'Istituto Penitenziario per i Minori dell'isola di Nisida. A conquistare il riconoscimento è stata Kaal Avoke Iman, dell'Istituto Italiano Onnicomprensivo Galileo di Addis Abeba. La studentessa etiope riceverà una borsa di studio di 1.000 euro offerta dalla banca. Abbiamo in poche parole esteso la possibilità di voto con una giuria presso l'Istituto Minorile di Recupero di Nisida, che è famoso a livello nazionale e a livello internazionale, ha sede a Napoli, dove appunto sono ospitati dei ragazzi disagiati che però per essere messi sulla corretta via, grazie anche alla collaborazione della dottoressa Franco, iniziative di questo tipo li fanno sentire importanti e gli fanno capire che c'è un mondo al di là di quello che loro hanno conosciuto.